che non vi mostro nella tavola pronta io ed è questa, ovvero sia, in maniera un po' polemica la pongo, ovvero una è relativa alla figura del senologo, di questa unica persona a un certo punto che viste la paziente e poi alza il gambero al mare, non apprezza nulla e manda all'ecografista e all'anatografista. La domanda è, che poi la premessa tutto il discorso che ha fatto lei, quante sono effettivamente le lesioni trattabili? Perché ha detto, la sua prima diapositiva diceva la mammografia e l'ecografia hanno aumentato il numero delle lesioni non trattabili, perché da questo discende anche il fatto, esiste ancora un ruolo del senologo? Ma io credo assolutamente sì, che la figura del senologo sia ancora del tutto valida, prima di tutto perché comunque ci vuole una figura competente che tiri poi le fila del discorso su tutto quello che viene nell'ambito anche della programmazione terapeutica o diagnostica. E seconda cosa perché sebbene il passo avanti dell'immagine e della diagnostica dell'immagine abbiano portato e porteranno sempre di più al riconoscimento di tumori di piccolissime dimensioni non palpabili, però la percentuale di tumori palpabili oggi è ancora elevatissima, comunque supera sicuramente direi ancora il 70% dei tumori che abbiamo di fronte. E non per ultimo, ma tanti di questi tumori sono ancora diagnosticati dalle donne, nonostante le campagne di screening, tantissime via, la prima taglia della presenza del nodulo è ancora fatta dalla donna, ecco, quindi direi che assolutamente la validità del clinico tutt'oggi rimane inalterabile. In ogni caso il problema è questo, le lesioni non palpabili, cioè credo che il problema sociale sia quello di passare proprio quale libro da seguire in questi casi, e quindi è questo il nostro su cui bisogna centrare un pochettino le cose. In questa, e mi riallaccio un pochettino alla prevenzione, in questo libro, no, lei ha indicato molto bene, diciamo, quali sono le linee programmatiche, le direttive da seguire in maniera da poter ben indirizzare la paziente. Mi rilascio un pochettino al tema team multidisciplinare, le altre figure nel contesto anche della vostra esperienza, come si collegano, come viene organizzato proprio il tutto? Ma guardi, da noi devo dire che l'esperienza dell'istituto che fosse un po' particolare, perché l'istituto è una posizione diciamo di secondo livello, dove acquisisce tantissime donne che hanno già o il dubbio diagnostico o la diagnosi già fatta, e quindi si rivolgono nella maggior parte, diciamo molto frequentemente, al chirurgo, che da noi poi in realtà è quello che comunque fa la figura del senologo, cioè chi si occupa di clinica senologica è il chirurgo. Il compito del chirurgo a questo punto diventa quello di conoscere ovviamente tutto quello che anche io ho detto oggi, e quindi capire se tutte le varie fasi sono state seguite o se manca qualche passaggio. Peraltro molto spesso si tratta di coordinarsi proprio anche con i radiologi per valutare per esempio la scelta di certi tipi di procedure che possono magari essere utili per indirizzare meglio un tipo di chirurgia piuttosto che un'altra. Esempio classico, la diffusione delle calcificazioni, molto spesso è chiaro che di fronte a una dubbio forte indicazione chirurgica c'è, ma la scelta del tipo di chirurgia poi va modulata da una serie di informazioni, tra cui per esempio l'estensione delle calcificazioni stesse, che possono condizionare un intervento più ampio piuttosto che conservativo. Proprio l'essenza dei gruppi interdisciplinari, qua si applica veramente questa necessità molto sentita in ambito oncologico direi adesso, della possibilità di condividere la bilancia delle esperienze e dei protocolli, in maniera tale che lo scambio di informazioni, questo non sia uno scambio come molto spesso viene passato, anche semplicemente telefonico, non è un'eresia quella che io, ma al contrario, in una riunione attorno a un tavolo stabilendo quello che deve essere iniziato. Ci sono altre domande? Prego. Sono Maravaglia, lavoro al Centro Senologico di Brescia. Ho visto la diapositiva delle lesioni benigne
probabile benigne, dove è stata fatta diagnosi o citolosi, con questologica, non ho capito bene, che è consigliato un controllo in follow-up a 6 mesi, ma solo in quelle con una determinata familiarità? No, forse sono andato un po' troppo veloce. Quel tipo di lesione immagine secondo noi non richiede nessun tipo di accertamento, okay? Quindi richiede un controllo, si consiglia un controllo dopo 6 mesi, okay? Senza aver fatto nessun tipo di accertamento ulteriore, salvo casi clinici particolari, come per esempio la lesione benigna in comparti immunitari. Questo è il significato.